episodio particolare di quando arrivi al suore, che mi ha raccontato, che è proprio carino. Magari se lo vuoi un attimo accennare, perché è un po' tipico tuo. Mamma mia, questa è una storia un po'... non so se è il caso, alle scuole superiori. La mia passione per la musica, il ballo, mamma mia, come faccio a raccontartela? Niente, praticamente invece di andare alle scuole superiori, alla scuola un giorno dove lei ci ha accompagnata, io sono andata da un'altra parte. E dov'era? Era dentro una discoteca che era aperta al pomeriggio, perché io volevo semplicemente ballare. Io non bevo, non fumo, non faccio niente. E poi niente, è successo quello che è successo. Cosa è successo? Mentre ballavo ho visto un'ombra nera, tutta nera. Dico, ma cosa vedo? Strano. Vedo una suora dentro la discoteca. Mamma. E allora? Cosa è successo? Io non so cosa fare. Mi fermo, mi avvicino e lei praticamente niente, mi dice delle cose che mi fanno veramente preoccupare. Magari allora, lo diciamo la prossima volta. Sì, guarda, perché... E questa è un'altra, delle... di Elisa. Sì. Elisa, io mi ricordo che tu mi hai raccontato un'altra cosa che volevo... Magari accennala solamente, perché oggi non abbiamo tanto tempo, poi sarà... E sarà carino poi raccontarla per bene nella giusta puntata di People, che ripetiamo partirà prossimamente qui, e così potremo dare ampio spazio a tutte queste storie incredibili. Dunque che sei andata in Brasile in un modo un po' particolare, te lo ricordi? Allora, intanto voglio che le mamme non si arrabbino. Io sono stata sempre brava come ragazza, quindi è una storia un po'... E le ragazze non devono seguire quello che ho fatto. E praticamente mi sono, invece di dire alla mamma che andavo in Brasile, ho detto che andavo a Bologna. In realtà io ho fatto Bologna, ho fatto Rio, poi Rio Recife, Recife a Los Angeles, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, no, guarda, facciamo così, non raccontiamo i dettagli, perché no. Questi, se no avrete modo di sapere cosa è successo. Tutto però in sicurezza, volevo dire, però insomma è una storia carina, considerando anche l'età in cui questa cosa avveniva, con tutti, ecco, le sensazioni, tutti i timori che uno ha a quell'età. Comunque, mamme, state tranquille, anzi, alla mamma di Elisa vogliamo dire, è tutto andato bene, tutto a posto, è stata una brava ragazza. Grazie Elisa. Dunque, Elisa, ti volevo chiedere, perché tu mi ci stai raccontando tutti questi, sentiamo che ci sono stati tanti VIP nel tuo locale, nel tuo People, ma ce n'è qualcuno? Accennacene qualcuno, che poi dopo magari ne parliamo meglio nelle varie puntate di People, ma qualcuno un po' peperino, un po' vivacetto, solo per sapere chi mamma è. Mamma mia! Ecco, ce n'è stato qualcuno o più ce di ne uno? Sono di... Più di uno, più di uno. Più di uno, ad esempio, ecco. Ne ho una con la Brigitte Nielsen quando è stata in Italia tanti anni fa, negli anni 80, con lei. Poi un'altra con Gordon Mitchell. Gordon Mitchell lo stesso ha fatto veramente... ci ha fatti davvero divertire. Questo e poi con Helmut... Ecco, sì. Poi con Helmut Berger c'è veramente... è un personaggio, è stato grandioso come attore, ma come persona è divertente, fa delle cose anche un po' pazzoide, ha fatto e insomma sì, insomma delle cose un po' particolari, adesso poi guarda, con calma. Sì, guarda, fermiamoci a questi, poi dopo, ma ecco, questo potrebbero essere, da qui partiremo con la prima puntata di People e qui saranno
i primi protagonisti di People, e poi dopo via via vedremo gli altri.